Donne picchiate, maltrattate e violentate dagli uomini, un fenomeno che causa più danni di incidenti stradali, guerre e del cancro. Una ogni 3 giorni, secondo recenti statistiche. Le vittime di queste violenze vengono accolte tra 1000 difficoltà e diffidenza presso il pronto soccorso. Si tratta di violenze di genere, troppo spesso celate per paura, omertà, difesa della propria dignità. La procedura dell'invio, perfetto, dal pronto soccorso allo sportello, questa sarà la cosa, diciamo, essenziale, sì, nel... Cosa. E poi una volta ce la sbrighiamo noi per l'esterno, per il collegamento ospedale ed esterno, di tutta quella che di tutte le attività che sono di rete, perché che arriva alla difesa della donna, certo, in effetti. Sì, perché la violenza non è un problema sanitario, cioè noi già abbiamo solo gli effetti della violenza, non lo creiamo né lo possiamo risolvere noi come problema sanitario, e quindi dopo aver fatto la fase di accoglienza, di cura e di assistenza, creiamo il prosieguo dell'intervento con l'esterno, sì, che vengano, si refertino qui e poi passano allo sportello, perché al nostro sportello si accede attraverso la refertazione, quindi sempre quando c'è un evento, quindi quando arriva da voi la donna, aiuto, quello mi sta perseguitando, eccetera, fate il vostro dovere, poi vada a farsi refertare nel pronto soccorso e lì la collegano con noi. Comunque date i numeri degli sportelli, poi vi daremo anche il numero del centro antiviolenza del comune, dei legali, insomma vi daremo tutto il know-how, insomma tutte le conoscenze adatte per agire insomma in raccordo con noi. Dottoressa Elvira Reale, stamattina appuntamento importante per l'apertura dello sportello di ascolto antiviolenza. Di che cosa si tratta e come si comporterà? È uno sportello nel pronto soccorso, è uno sportello sanitario collegato direttamente con tutte le operazioni del triage, cioè della definizione dell'importanza di una malattia che si fa nel pronto soccorso nuovo, perché questo è un pronto soccorso varato 3 giorni fa, in questo pronto soccorso nuovo, quando ci sarà una indicazione che quella persona ha quel determinato evento morboso a causa di una violenza esterna, si attiva il collegamento col nostro sportello ascolto. L'attività di ascolto dopo la positiva esperienza dell'ospedale San Paolo è ora operativa anche presso il pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare, al quale molto presto se ne potrebbero aggiungere altri. Il locale è stato quello più pertinente, diciamo, anche all'iniziativa, perché tutto si svolge nelle immediate adiacenze del pronto soccorso. Do la notizia che lo sportello rosa antiviolenza funziona già dal 13 gennaio, ma visto che dobbiamo dare inizio anche a questa breve cerimonia, ma significativa, mi piace riportare le parole dell'assessore, ce l'abbiamo fatta, quindi ce l'abbiamo fatta. Dottore Matarazzo, l'importanza di questo sportello per l'ospedale Loreto Mare? Ma è un pronto soccorso accorsato, quello del Loreto Mare, situata in una zona a densità di popolazione molto elevata. Pronto soccorso si vede di tutto e molto spesso si vedono anche episodi di violenza, che sono episodi di violenza fisica, ancora di più episodi di violenza psicologica. Penso che ben ha fatto la provincia di Napoli ad attivarsi per questo sportello rosa antiviolenza, anche mutuando la stessa esperienza già presente all'ospedale San Paolo. Credo che sia un punto di riferimento utile per chi è soggetto a questo tipo di inconveniente, quale quello della violenza, soprattutto di genere, come si usa dire. Credo che l'elemento fondamentale sia la prevenzione, mi auguro che questo sportello possa anche costituire elemento divulgativo e di prevenzione per quanto riguarda questi episodi di violenza che certo non fanno bene. Quindi, sentiremo, diciamo, le motivazioni anche nel corso degli interventi. Do la parola al nostro commissario straordinario che ha seguito in prima persona anche l'apertura. Questo credo che possa essere annoverato tra i fatti che noi stiamo realizzando, perché un solo sportello, quello del San Paolo finora esistente, era più un'immagine che una reale... No, una realtà. Una realtà molto limitata, che non era certamente sufficiente a una città grande come quella di Napoli. La mia intenzione è quella di non uno sportello al San Paolo, non due sportelli con il Loreto Mare, ma creare una rete di sportelli
dovunque ci sono i pronto soccorso, per dare una testimonianza, una vicinanza a questo particolare problema delle donne, per dare una risposta efficace e significativa. Oggi inizio questo percorso e sono veramente fiero e faccio un plauso ancora di più a tutti gli organizzatori, a tutti gli operatori che hanno contribuito a questo nuovo sportello rosa che continuerà da oggi ad essere funzionante e assistere le donne che vivono un momento particolare di violenza in questa città. Grazie. Abbiamo dei progetti insieme alle consigliere provinciali di mettere a disposizione qualche struttura dei beni confiscati che abbiamo in uso e di mettere a disposizione proprio per ricevere queste donne che vengono maltrattate. Il percorso per la costituzione di questo sportello era già stato avviato, dalle consigliere della provincia di Napoli che anche oggi, cioè ci tengo a dirlo, rinnovo il mio applauso nei confronti delle consigliere che hanno lavorato duramente e che hanno voluto fortemente la realizzazione insieme a me di questo sportello. Consigliera Patrizia Sannino, la provincia è in prima fila in questa iniziativa importante per le donne. Sì, intanto per noi è un primo risultato molto importante. Nasce con un nostro emendamento voluto fortemente, diciamo, da tutte le consigliere e sostenuto dal Consiglio, dal Presidente e dall'assessorato. Stamattina siamo veramente molto contenti di aver dato questa opportunità, nel senso che donne che subiscono violenze, donne che arrivano qui in ospedale non hanno solo l'incontro con i medici, ma hanno intorno un personale adeguato che possa poi guidarle, diciamo, anche nella fase successiva. Consigliera Caterina Pace, perché la provincia è tanto impegnata in questa iniziativa? Questa cosa nasce da un progetto legato a un emendamento, ma che ha avuto l'ok di tutto il Consiglio, quindi è un esempio di buona politica ed è un esempio che quando le cose si vogliono fare rispetto a degli argomenti così particolari, no, come quello della violenza sulle donne, si possono fare. Quindi il nostro prossimo input è che ci sia una legge finalmente nazionale contro la violenza sulle donne, che in effetti giace nel cassetto da un bel po', e speriamo che il nostro presidente si faccia promotore di questo, e in più praticamente che ci sia la capacità di renderlo un progetto nazionale. E sin da subito devo dire ci siamo trovate in sintonia e abbiamo affrontato questa problematica ponendo ovviamente il problema della violenza contro le donne al centro del nostro agire politico. L'intento di questo sportello è appunto di essere l'anello di congiunzione con le altre strutture presenti sul territorio. C'è da dire che i dati sono allarmanti, purtroppo ogni giorno una donna viene violentata, purtroppo, e ogni tre giorni una donna subisce violenza dal proprio partner, e questo non deve soltanto allarmarci, ma deve far sì che noi in qualità di istituzioni siamo presenti sul territorio con questi sportelli e con ovviamente una serie di attività che mi auguro faremo a breve. La consigliera Pace parlava di duplicare questa esperienza anche sul territorio provinciale, ci può dire qualcosa al riguardo? Assolutamente sì, già a breve verrà aperto al San Giovanni Bosco, quindi sempre in Napoli, però successivamente il mio intento è quello di aprirlo in provincia. Presidente Rispoli, un'iniziativa importante per il quartiere, per la città, per la provincia. Sì, io penso che sia un'attività assolutamente meritoria, che vada scritta soprattutto alle consigliere provinciali, cioè tutte le donne elette nell'Assemblea di Santa Maria la Nova. Scegliere l'ospedale Loreto Mare significa aver messo un'altra antenna sociale importante nell'ambito di un territorio della città di Napoli che vive un particolare disagio sociale. Consigliera Serena Albano, perché questo sportello? Beh, perché questo sportello? Perché purtroppo i numeri parlano chiaro, è in netto aumento il numero delle donne che vengono maltrattate, proprio molto spesso e anzi quasi sempre in ambito familiare. Insomma, la violenza è in aumento e le donne hanno paura, perché c'è anche molta omertà, molta copertura. Le donne che vengono per farsi medicare per una violenza subita, per un maltrattamento subito, ma non solo, anche donne che hanno paura di essere maltrattate possono rivolgersi qui, dove c'è uno staff medico eccezionale, psicologi e tutto l'aiuto possibile. Non abbiate paura di denunciare questi maltrattamenti
e camminare a testa alta, quindi per una propria dignità e per una vita più serena. Quindi il referto psicologico permette di visualizzare meglio la gravità della violenza, le conseguenze sulla salute della donna e dei minori che vi assistono e di riferire all'autorità giudiziaria se ci sono rischi per la vita e incentivare la procura a emettere ordini di custodia cautelare, ordini di protezione per la donna, tipo divieto di avvicinamento alla donna e ai minori, obbligo di allontanamento dalla casa familiare, sono dei momenti di protezione molto importanti che possono evitare il rischio ultimo, quello per la vita. Lei è una psicologa, qual è la molla che scatta per queste azioni di violenza? Allora, io mi rimetterei alle parole delle Nazioni Unite, che sono quelle più oggettive. È un problema di dislivello di potere tra uomo e donna e di necessità di asservire l'altro, ma è un meccanismo del dislivello di potere, così è stato definito. E siccome le donne hanno meno potere degli uomini trasversalmente in tutti i contesti sociali, la violenza è universale. C'è un regno tutto tuo che abito la notte. E le donne che stanno lì con te sono tanti, amica mia, sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite, nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore in voi non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E passa il temporale, siete giunti ed il vento vi piega, ancor più forti voi delle querce, poi anche il male non può farvi del male. Una stampella d'oro per arrivare al cielo, le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire, se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore